Ciao e benvenuto in questa guida sulle migliori power station o accumulatori di corrente di energia elettrica. Non sono altro che delle batterie, solitamente LFP4, che permettono di avere corrente praticamente ovunque. Possono essere caricate in diverse metodologie, con alternatori nella presa classica di casa nostra o addirittura ancora meglio con pannelli fotovoltaici che possono essere fissi o portatili. Ti volevo ricordare che spesso abbiamo messo in offerta o codici sconto per il Black Friday che a breve arriva sul nostro canale Telegram tutte le offerte di questi prodotti e non solo. Se hai Android ti consiglio ancora meglio di scaricare l'applicazione Mister Coupon. Ti lascio tutti i riferimenti nel commento, primo commento qui sotto. Il Bluetti EB3A è una soluzione interessante per chi cerca una stazione di alimentazione portatile di piccole dimensioni per il backup casalingo. Nonostante la sua capacità modesta di 268,8 Wh, è in grado di alimentare dispositivi essenziali durante un'interruzione di corrente. Con batterie LFP4 offre maggior sicurezza e durata rispetto alle batterie a ioni di litio tradizionali. Il design è compatto, con una maniglia pieghevole che lo rende facile da trasportare, anche se abbiamo notato che la maniglia stessa sembra un po' fragile. Una delle caratteristiche che ci ha colpito di più è la varietà di uscite, incluse due prese AC, porte USB tipo A e USB tipo C, una presa per accendisigari e persino un pad di ricarica wireless. Questo lo rende versatile e capace di alimentare diversi dispositivi, dai piccoli elettrodomestici come mini frigoriferi ai dispositivi mobili. Abbiamo anche provato a collegare un televisore 4K da 65 pollici, ottenendo circa 2 ore e mezza di utilizzo, un risultato discreto considerando le dimensioni della TV. Un altro vantaggio importante è che supporta la ricarica tramite pannelli solari, e con il pannello Bluetti PV200 la ricarica completa può avvenire in circa 2 ore. In conclusione, il Bluetti EB3A è una stazione di alimentazione portatile accessibile, ben progettata per chi ha bisogno di una soluzione per emergenze o interruzioni di corrente. La Bluetti AC180 è una stazione di alimentazione portatile che si distingue per la sua notevole efficienza e una capacità effettiva di circa 1000 Wh, un aspetto che la rende più vicina alle aspettative rispetto a molti altri prodotti del settore che tendono a sovrastimare le capacità reali. Le quattro prese NEMA da 20 A sono ben distanziate per accogliere anche caricabatterie più ingombranti, ma è da notare che la capacità totale dell'unità rimane di 1800 W, con un picco di 2700 W in casi di sovrattensione. Con tutte le porte USB, la Bluetti AC180 dispone di 4 porte USB tipo A da 15 W e una porta USB tipo C da 100 W. La presenza di un coil di ricarica wireless da 15 W per dispositivi come il Samsung Galaxy S23 Ultra è un dettaglio interessante, ma sarebbe stato preferibile avere una porta USB tipo C aggiuntiva. Un altro aspetto interessante è la chimica della batteria. Bluetti utilizza celle LFP, litio ferro fosfato, che pur avendo una densità energetica inferiore rispetto alle celle NMC, garantiscono una durata di oltre 3500 cicli di ricarica. Durante il test, il Bluetti AC180 ha dimostrato un'efficienza C dell'84% su un carico di 800 W, un valore superiore rispetto a molti modelli concorrenti. Un piccolo difetto evidente della Bluetti AC180 è il peso, con i suoi 16 kg risulta piuttosto ingombrante rispetto ad altre stazioni portatili. In conclusione, la Bluetti AC180 è una stazione di alimentazione ben progettata e ricca di funzionalità, con una durata della batteria eccellente e una buona efficienza. Il Bluetti AC200P è uno dei migliori generatori solari da 2000 W sul mercato. Grazie alla batteria con tecnologia LiFePO4, la C200P offre una durata superiore rispetto ad altri modelli simili e il suo display touchscreen rende molto semplice monitorare in tempo reale i dati relativi all'input e output energetico, oltre che la temperatura e lo stato di carica. Tra le varie modalità di ricarica, la nostra preferita è quella tramite pannelli solari. La C200P può gestire fino a 700 W di input solare, ma con il nostro setup da 700 W impiega circa 4 ore per una ricarica completa. Uno dei punti di forza del Bluetti AC200P è la presenza di 17 porte AC e DC, che lo rendono estremamente versatile. Durante l'uso abbiamo potuto alimentare contemporaneamente più dispositivi senza sovraccaricare il sistema, il che è stato molto utile soprattutto in campeggi più lunghi. L'AC200P ha superato i nostri test di carico, riuscendo a sostenere 2002 W senza attivare l'arame sovraccarico.
è riuscito ad alimentare una vasta gamma di elettrodomestici, da piccoli frigoriferi portatili a grandi elettrodomestici come microonde e condizionatori. In conclusione, il Bluetti AC200P è perfetto per chi cerca una soluzione energetica affidabile per campeggi prolungati o per l'uso in situazioni di emergenza. Anche se il prezzo è un po' elevato, la robustezza e la capacità di ricarica solare lo rendono un ottimo investimento per chi ha bisogno di energia in movimento. Detto questo, vi invitiamo a dare un occhio al nostro video dedicato interamente alla C200P. Vi lasciamo il link in descrizione. L'EcoFlow Delta 2 Max è una power station portatile che si distingue per la sua incredibile capacità di 2048 Wh e la potenza massima di 3100 W, pur mantenendo un peso di 23 kg che la rende un po' meno comoda da trasportare rispetto ad altri modelli. Il design del Delta 2 Max è robusto, con maniglie integrate su entrambi i lati per facilitarne il trasporto, anche se il peso, appunto, potrebbe rendere scomoda da trasportare frequentemente. È realizzato con una struttura resistente, perfetta per affrontare utilizzi all'aperto e in ambienti più difficili. L'aspetto più interessante di questo modello è la presenza di 4 prese AC da 2400 W, un'uscita che può essere incrementata fino a 3100 W con la modalità X-Boost. Dal punto di vista della connettività, offre una varietà di opzioni, incluse due porte USB tipo C da 100 W, quattro porte USB tipo A e uscite DC e per auto. Per quanto riguarda la ricarica, la Delta 2 Max si distingue per la rapidità. Utilizzando solo la corrente elettrica, raggiunge l'80% della carica in 53 minuti e una carica completa in poco più di un'ora. La possibilità di combinare la ricarica solare e da rete elettrica aumenta ulteriormente la versatilità, consentendo una ricarica fino a 1800 W da AC a 600 W da pannelli solari. In condizioni ottimali, la ricarica solare da 1000 W richiede circa 2 ore. Nel complesso, quindi, l'EcoFlow Delta 2 Max è una scelta eccellente per chi cerca un sistema di alimentazione portatile con ampia flessibilità e potenza. L'Anker Powerhouse 767 è una power station portatile impressionante, ideale per chi cerca affidabilità durante viaggi come il campeggio in auto, la vita in furgone e anche per affrontare interruzioni di corrente domestiche. Grazie alle batterie V-Class Life Evo 4, la durata di vita prevista è di 10 anni e con oltre 3000 cicli di carica garantiti, questo modello è pensato per durare nel tempo. È possibile espandere la capacità a 4096 Wh acquistando una batteria aggiuntiva, perfetta per prolungare l'indipendenza dalla rete elettrica. Un aspetto pratico è la luce LED integrata che offre 3 livelli di luminosità e la modalità SOS, ideale per uso serale in campeggio. Per quanto riguarda la ricarica, l'Anker Powerhouse 767 sfrutta la tecnologia Hyperflash, che permette di ricaricare l'unità fino all'80% in un'ora e al 100% in circa un'ora e mezza. La ricarica rapida, tuttavia, genera un certo rumore dovuto alle ventole di raffreddamento, ma questo è normale per evitare il surriscaldamento. In termini di portabilità, il peso di 30 kg si fa sentire, ma la presenza di ruote robuste e di una maniglia scomparsa stile trolley facilita molto il trasporto. L'app per smartphone è un altro punto di forza, permettendo di monitorare il livello di carica, il tempo rimanente e persino personalizzare l'uso energetico. Tra i punti positivi ci sono la grande capacità e l'autonomia della batteria, che può alimentare dispositivi come frigoriferi, TV, mini riscaldatori, ovviamente caricare laptop e smartphone. E in conclusione, l'Anker Powerhouse 767 è un investimento importante, ma offre una soluzione energetica affidabile per chi desidera comfort durante le avventure off-grid e come riserva d'emergenza per la casa. Il Power Max 6000 di Oskal si distingue per la sua straordinaria capacità di 57.600 kWh e una potenza di 6000 W, rendendolo adatto per alimentare una vasta gamma di dispositivi ad alto consumo, come frigoriferi e condizionatori. Uno degli aspetti più innovativi del Power Max 6000 è la possibilità di collegare fino a 15 batterie, espandendo la capacità di utilizzo fino a 30 giorni di backup energetico continuo. Il Power Max 6000 offre una versatilità impressionante grazie alla sua uscita AC a doppio voltaggio, 100 W-240 W, che permette di alimentare praticamente qualsiasi dispositivo. Inoltre, la sua capacità di ricarica rapida, che raggiunge l'80% in soli 70 minuti, lo rende estremamente conveniente per chi ha bisogno di un backup veloce. Un ulteriore vantaggio è la durata delle sue batterie V-Grade, Life Evo 4, che garantiscono una vita utile fino a 25 anni. Il Power Max 6000 è una soluzione ecologica perché può essere ricaricato attraverso diverse fonti energetiche, incluse stazioni di ricarica per veicoli elettrici, generatori a gas e pannelli solari. In sintesi, il Power Max 6000 di Oskal combina potenza, durata e versatilità
l'unica soluzione di backup energetico, adatta a qualsiasi situazione, dall'emergenza domestica agli utilizzi outdoor. Il video termina qui, lasciate un commento se vi è piaciuto e seguiteci per altre playlist.